Bella a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Lego Harry Potter. Allora, avevo già annunciato che volevo fare una serie su Lego Harry Potter, ma volevo pubblicarla un po' la sera, una sorta di serie relax, notturna, giusto così soft. Quindi fatemi sapere se vi piace, vi invito sempre a sostenermi con un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e commentare, fatemi sapere che ne pensate. Io adoro questo gioco, solo che il volume è talmente troppo alto che copro la mia voce e non capisco quello che sto dicendo. E direi di cominciare con il primo anno. Io avevo già iniziato ai tempi, ma poi non ho continuato, però lo comincio nuovamente con voi. E mi sembra di averlo visto anche in offerta su Nintendo Switch, quindi vi do un consiglio di veramente acquistatelo perché è bellissimo, soprattutto se siete fan di Harry Potter, vi consiglio di prenderlo, assolutamente, ne vale la pena. Ma voi lo sapete che Lame Granit in realtà... Nei film si chiama Granite, ma nei libri si chiama McGonagall, quindi i Harry Potter hanno cambiato molti nomi. Il nostro amico Hagrid, poverino. Fanno un botto ridere Lego, raga, fanno un botto ridere Lego, sono troppo carini. Comunque Silente è stato stronzo. Secondo me, cioè, ha lasciato quel povero bambino con quella famiglia che proprio l'ha massacrato. Cioè, fortuna che era un mago, perché sennò avrebbe avuto problemi mentali. Ma quanto sono belli i giochi della Lego? Sono già arrivate le lettere, raga, siamo velocissimi qua. Lui per niente non voleva farci andare a scuola solo perché pensava che doveva pagare lui la retta. In realtà è già stata pagata, quindi stai tranquillo, amico. Aia. È troppo carina questa scena. Ah no, vabbè. Hagrid che fa buco da dietro, fantastico. Sono fatti veramente bene i giochi della Lego, veramente, sono fighissimi. Ed eccoci qua, il paiolo magico. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo cambiare personaggio? Possiamo giocare anche con Hagrid? Ragazzi, bellissima questa cosa. Oh, 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 ops. Saliamo sul tavolo. Prendiamo le monete. Scusi. Ci facciamo la capriola e spacchiamo tutto. Hop, hop. Ma perché è questa tizia col cappello in mezzo ai piedi? Allora, ci serve una maniglia per aprire la porta. Una maniglia. Cioè, in questo posto non avete manco le maniglie. Cioè, come siamo combinati qua? Una maniglia. Alcuni personaggi possono usare la magia. Ok, dobbiamo usare Hagrid allora. Ok, Hagrid. Usiamo magia, anche se a te non è permesso usare la magia. Hagrid, non si rompe, no. Non si rompono le cose in giro. Ho capito che mi serve una maniglia, datemi un attimo di tempo. Oh, Hagrid! Cioè, così ti tolgono veramente la bacchetta. O l'ombrello, in questo caso. Allora. Ok, se io faccio così... No. Allora, la maniglia è là sopra, praticamente. Io devo... Ah, ok, per lanciare l'incantesimo... Wingardium Leviosa.
Non è lebbiosa, è lebbiosa, no, non è lebbiosa, è lebbiosa, vabbè, avete capito. Allora, come saliamo lì? Ok, vediamo questa cosa gira il tavolo. No, che figo. Possiamo far salire gli altri. Allora, ok. Oh, era così semplice. Ok, no, Harry, stavo dicendo R. Bravo, raccogli quella. Dai, è così pesante. Cioè, quanto sei mingherlina. Bene, giriamo la maniglia. Ah, ok, è troppo pesante, quindi deve girare Hagrid la maniglia. Con l'incantesimo usiamo la magia proprio per niente. Oh, figo. Ragazzi, stiamo per andare a diagonale. Forza, Hagrid, monta queste cose qua. Benvenuti a Diagonale, ragazzi! Abbiamo trovato un puzzle che sicuramente non so che cosa serve. Ah, lo dobbiamo pure raccogliere. Questo non è il Drago Malfoy. È già qua! Madonna, non mi stressare. In realtà, nei libri, Drago ed Harry si incontrano a Diagonale, scena che nei film, ovviamente, non è mai stata fatta vedere, perché non è mai stata proprio... Hanno dovuto fare dei tagli, raga. I libri sono sempre più belli dei film. C'è anche questo stronzo qua. Il professor Raptor, quello che palbetta. Allora, Hagrid, c'è un ragno là, uccidilo. Ah, lo dobbiamo mettere nel calderone. Ok, dobbiamo raccogliere tipo gli ingredienti. Allora, il ragno c'è. Che ci manca la pianta. I gelati. Ma se me lo mangio che ci fa? Vi ho messo tutti gli ingredienti? Sì. Ti conviene spostarti, Harry? Come non detto. Sei stato molto fortunato. E entriamo alla Gringotts. Possiamo entrare? Solo Hagrid. Boh. Ok. Tira questa catena, Hagrid. Bravo. Quanti soldi? Cioè, nei giochi Lego non farei altro che raccogliere monete. Ha un non so che di interessante. Allora, tizio. Folletto. Che brutto. Mamma mia, sui folletti potevano fare un po' meglio. Una coscia di pollo. Il portachiave, pure io lo voglio quel portachiave. No, vabbè, il tizio che ho occupato che fa il disegno della casa. Ok. Ora siamo pure il folletto. Camera da 784. No, in realtà non mi ricordo il numero. C'è un altro scrigno là. Ma non abbiamo la chiave, secondo me. Oh. Ma che cos'è questa cosa? Come si va? Marcia indietro, no? Allora, Hagrid dovrebbe un attimino tirare questo. Però io volevo sapere se si poteva aprire questo, ma penso di no. No, sono sigillati. Ok. Allora. Qui serve sempre il folletto.
Che è questa roba? Allora, salve Hagrid. Forza. Si vede che Hagrid non usa mai la magia. Dai Hagrid, amico Chips. Ah, ok. No, ero io, sbagliavo tasto. Che è? Un quadro. Molto utile. Che ce ne facciamo del quadro? Ci dai i soldi? Alcuni quadri reagiranno alle tue azioni. Prova a salutare questo per vedere cosa fa. Ci apre un passaggio. Oh, che figata. Camera blindata 184. Allora, è la camera di Harry questa. Mamma mia, quanti soldi. Sono ricco, siamo ricchi. Allora, Hagrid, non c'è una magia qua. Spacchiamo tutto. Accendiamo la luce che non si vede. Hagrid ha costruito un tavolino. Ah, ok. Allora, amico, sali. Perché ha questa faccia incazzata? Addirittura pure i ragni ci sono contento. Via! Allora, che devo fare con queste cose? Ah, sono le torce. Guardate che siamo educati. Vi sistemiamo tutte cose, visto che qua non siete cosa di sistemare. Non abbiamo le chiavi per questi scrigni. Comunque, Giacomino, io qua ho finito. Ok, questa è l'altra camera blindata. Ah, non è mai semplice. Ok, forza. Ah no, allora questa era la camera di Harry. Qui ci sono i soldi. Allora quella camera di chi era? Boh, siamo entrati in una camera a caso. Cioè cantano, cioè c'era pure la musichetta a terra. Fantastico, bellissimo questo gioco, raga, veramente bellissimo. Eccola la nostra pietra filosofale. Ok, voglio comprare la mia prima pacchetta. Voglio comprare la mia prima pacchetta. Sembra un mattarello. Voglio vedere quando la scena dei capelli, perché ce l'hanno attaccati. Vediamo che succede. Attenzione, attenzione. Niente. Non si alzano i capelli, no! Che brutta la civetta! Ah, il cappello! In realtà è una cosa che non si vede mai. Il cappello. Fantastico. C'è di nuovo la tizia con il cappello verde.
Ops. Hagrid, tipo, tutto solo nella barca, non si può vedere. E benvenuti a Hogwarts! Hogwarts, Hogwarts. Se pronuncio male, non ho, uccidetemi. Hogwarts. Il cappello. Alle scale piace cambiare. Direi che possiamo concludere qui la prima parte di questo video. Scrivete giù sotto nei commenti e lasciate un like se volete che continui la serie, ma tranquilli che i video di Animal Crossing continueranno a uscire regolarmente. Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!